Bene, siamo qui al mercato di Novi, in questa nuova postazione all'interno della caserma, e chiediamo a uno degli ambulanti, a Piero Giancale, che prima era in Viale Saffi, qui come va? Va bene, perché come prima giornata probabilmente la gente non ci conosce, eccetera, poi c'è il contingentamento per l'afflusso, l'entrata del mercato. Mattina c'erano almeno una trentina di persone in coda che volevano entrare, però le fermavano per contingentare l'afflusso. Potrebbe migliorare, vedo che sono rimasti anche dei spazi aperti, non occupati, quindi se la cosa deve durare ancora un mese, due mesi, eccetera, bisognerebbe vedere il metraggio, le collocazioni dei banchi. Mattina ho parlato con, così accennato, dottor Repetto, mi sembra, che sì, responsabile dell'ufficio commercio, gli ho chiesto se quando saremmo potuti ritornare ai nostri posti. Lui ha detto che bisogna vedere le nuove decisioni che verranno prese adesso a giugno. Siamo con un altro ambulante, Luca Chiecchio, che tratta tessuti. E niente, c'è stato questo spostamento, come l'avete vissuto, come lo vedi anche per il futuro? Come spostamento non è male, magari ha piazzato leggermente meglio, però chiaramente bisogna prima provare. Non sappiamo ancora le dinamiche. Bravo, esatto, no, come piazza non è, anzi, bella più spaziosa, più ordinata, sì. La gente gira meglio. Ha gradito la gente che è venuta, sì. Bene, il problema è che dovrebbero imparare a tenere queste benedette distanze, sì, che noi glielo diciamo, ma è dura. Mascherine tutti comunque. Mascherine e anche parecchi guanti. Bene. Se no abbiamo l'igienizzante. Bene, perfetto. Vigili molto educati, chiaramente sì, devono tenere le distanze. Quindi Novi è ancora un buon mercato. Sì. Bene. L'importante è iniziare. Perfetto. Con calma, poi le cose andranno, penso, meglio, no? Ah certo, speriamo. Dobbiamo riprendere a vivere. Ah, per forza di cose. Grazie mille. A lei. Qui siamo nel mondo agricolo, l'azienda che qui espone, vende e sale in zucca di cavi. E abbiamo Fabio, che invece lui è di Serravalle. Allora, il mercato di Novi è sempre stato famoso, importante, quello del giovedì. Oggi è stato spostato per la prima volta all'interno di questo contesto. Come vi siete trovati? Ma ci siamo trovati bene. Innanzitutto devo dire che l'organizzazione del comune è stata buona, perché siamo arrivati via tutto organizzato, è già una gran cosa questa, quindi potevamo partire bene. E penso che sia una buona opportunità, anche la prima volta mettono insieme alimentare e non alimentare, perché prima il mercato classico di Novi era non alimentare. Invece noi avevamo lungo via Roma e Piazza delle Piane solo alimentare, e il fatto di unirlo secondo me è stato utile, perché i clienti possono approfittare di tutti e due i tipi di merci. E la gente ha rispettato le regole? La gente ha rispettato le regole, c'è stato anche un bel servizio di sorveglianza, quindi era tutto tranquillo, direi tutto serenamente, non ho avuto nessun problema. Quindi è una buona partenza? Direi un'ottima partenza. E poi hanno messo qui anche il mercato dei produttori, sì,
sì, si differenzia dagli altri, e quindi noi siamo tutti produttori, che è una cosa carina anche da, per il cliente. Va bene, grazie mille e buon lavoro. Grazie mille a voi e buona giornata. Thank you.